Kurosh. Per le conclusioni, che è responsabile immigrazione del CGIL nazionale. Volevo associarmi anche io a Khalid e tanti altri che sono venuti prima di me nel lodare questa bellissima assemblea, di questa bellissima iniziativa della CGIL Marche, e la partecipazione di molti compagni e compagne che si sono presentati oggi in questa sala per fare questa ricchissima discussione che abbiamo avuto. Volevo ringraziare anche Sally, non solo perché ha organizzato insomma insieme ad altri compagni della CGIL questa conferenza sull'immigrazione della CGIL Marche, ma per la bellissima relazione che lei ha fatto. E vi dico, visto che la conosco da tanti anni, lei è stato sempre un punto di riferimento per tutti noi che lavoriamo sull'immigrazione, su alcuni passaggi essenziali di analisi dell'impostazione sull'immigrazione. E la relazione che oggi lei ha fatto è proprio un punto, diciamo così, di riferimento, secondo me, anche delle analisi che possiamo fare anche nel futuro per quanto riguarda il fenomeno dell'immigrazione e la sua presenza nella società e nell'economia italiana. Quindi io, assumendo totalmente, diciamo così, con la relazione come parte integrante delle cose che volevo dire, mi sento sgravato di dire tante cose, quindi lascio, diciamo così, l'indicazione alle cose che lei ha detto prima. E cerco di dire due o tre piccole cose che sono stanno anche al fine della riunione, un po' di stanchezza. Ora, giustamente, noi abbiamo, oggi abbiamo analizzato in modo, diciamo così, abbastanza articolato il concetto della crisi, perché poi il tema è quello, insomma, in Italia non c'è. E anche la discussione che c'è stata ha preso due lati, diciamo così, di questo fenomeno della crisi economica, finanziaria, insomma le cose che sentiamo dalla mattina finestra. Lato culturale e lato, diciamo così, economico, insomma, anche come soluzione alla crisi. Ora, per quanto riguarda il lato culturale, voi vedete che c'è un dibattito dentro questa società, che parte, chi è che dice i costi della politica, giustamente, chi è che dice che i politici sono tutti ladri, chi dice che, insomma, il dibattito è vivo, no? Basta vedere qualsiasi telegiornale, c'è il Movimento 5 Stelle che arriva a fare il 25% dei voti su questi argomenti, insomma, e non è che io sto qui a elencarvi le cose che sentite tutti i giorni dalla mattina alla sera. Questo c'è perché c'è un'anche verità dentro questa, Khalid in qualche modo l'ha detto in qualche modo, insomma, un po' tutti, nessuno escluso, è colpevole di questa situazione data, in termini culturali dentro questo paese. Nessuno può dire che posso sbagliare il primo sasso, non esiste. Più e meno. Per quanto riguarda poi questa cosa della culturale, diciamo così, questo cambiamento culturale come una misura contro la crisi, a mio parere è presupposto, perché qualsiasi misura economica, se noi andiamo a analizzarlo e assumerlo, senza un cambiamento culturale dentro questo paese, secondo me non produrrà gli effetti che noi aspettiamo. Per quanto ci riguarda, io economizzare, diciamo così, il tempo, vado così a tagliare le cose, mi scusate, insomma, senza approfondirli tanto. Per quanto ci riguarda il tema dell'immigrazione, questo cambiamento di crisi si simbolizza in qualche modo in questo dibattito vivo che c'è sul discorso della cittadinanza. Da un punto di vista, secondo me, corretto. Nel senso che, visto che giustamente si dice o da queste crisi usciamo fuori tutti, anche non perché lo dico io, lo dice Visco, il direttore di Banca Italia, insomma non è che lo dico io, da questa crisi o si esce tutti quanti, immigrati, chi lavora dentro questo paese, compreso il 10% che è fatto dei lavoratori immigrati, o se no non si esce dalla crisi. Lo dicono tutti i dati, analisi e ricerche che sono state fatte. Ora,
se l'aspetto culturale ha una importanza, il discorso della cittadinanza è proprio esattamente quello, è quello che dà una indicazione tangibile di un destino comune. Quando Marian parlava, si notava, si sentiva questo messaggio dentro le cose che lei diceva. Questo paese ormai è cambiato pelle, è ormai un paese, non è più monoetnico, è un paese multietnico, e quindi in qualche modo o si fa questa cosa. Però non vorrei che il discorso finisca là. Giustamente qualcuno dice è diritto al voto. La campagna in Italia sono anch'io, non è che ha detto adesso proprio facciamo una legge, una proposta legge popolare sulla cittadinanza, l'altro sul diritto al voto. No, si è discusso perché abbiamo messo insieme quelle due concetti, perché uno completa l'altro. Tu non mi puoi coprire questo, diciamo così, necessità del cambiamento dentro questo paese se lasci da parte quel diritto sacrosanto di partecipare al destino e agli indirizzi politici di una comunità, che il diritto di voto ti riconosce. Quindi o magari non vorrei che questo discorso diventasse solo, cioè, parlando solo di cittadinanza, diventasse quello che noi lasciamo da parte tanti altri problemi che abbiamo discusso oggi, a partire per esempio sul permesso di soggiorno. Cioè, bisogna, come oggi siamo riusciti in qualche modo a sottolineare, bisogna avere in presenza tutto, diciamo così, il pacchetto, diciamo così, tutta la cosa che, i problemi che esistono e le soluzioni che in qualche modo dobbiamo trovare. Vi dico una cosa sul discorso della campagna Italia sono anch'io, che secondo me è una indicazione, anche una cosa che ho vissuto in prima persona. Quando noi stavamo per preparare i pacchi, portarli al Parlamento, i film dovevano arrivare alla CGIL nazionale. Ora io telefonavo tutta l'Italia, no? Quante firme ci avete? E c'avevo questo file Excel che c'erano tutte le regioni e mettevo i dati. E guarda, cioè abbiamo grosso modo 1000, abbiamo grosso modo. E io, a me mi dava 5, certe volte mi dava 10.000, 12.000, insomma, era un grande difficoltà. Cioè, l'unica cosa è di farsi valigia e scappare da questo paese, perché noi l'avevamo venduto come una grande, diciamo così, iniziativa di tante associazioni e così via. Quando sono arrivati le firme, siamo stati sommersi dalle firme, i fogli che arrivavano lì alla CGIL nazionale. Lì ho avuto un dato, ho avuto una consapevolezza che manco il nostro rete, in tutte quelle associazioni abbiamo la conoscenza, la consapevolezza che quando facciamo una battaglia giusta, quanto consenso abbiamo. Perché io quando che io devo parere agli amici, ai compagni, quante firme ce l'avete, mi davano delle cifre che non corrispondevano esattamente a tutti quei fogli che dovevano raccogliere nella rete che avevano distribuito, che poi mandarcelo noi alla decisione nazionale per fare i pacchi e portarli a parte. Ma certe volte noi manco noi sappiamo quanto, diciamo così, come si dice, consenso ne abbiamo nella società quando diciamo una cosa che corrisponde alla giustizia sociale, alla esattezza, diciamo così, di aspettare. Detto questo, per dire, io secondo me non è un problema di, anche stando a molti interventi che sono stati fatti, non è solo il diritto al voto, diciamo così, diventa una necessità che noi dobbiamo averlo sempre presente nelle cose che diciamo e nelle rivendicazioni che facciamo. È sicuramente un'altra necessità dentro questo paese, una legge sulla libertà religiosa, per non avere tutti i problemi che noi non ce l'abbiamo. Questo è un paese che comunque una legge sulla libertà religiosa la deve fare, e ci deve essere un riconoscimento in termini anche di molte religiose dentro questo paese, in qualche modo è carico.
Per quanto riguarda sempre la crisi e l'uscita, come diceva Sergio giustamente, noi come CGL abbiamo fatto un esforzo e abbiamo presentato un piano che l'abbiamo chiamato il piano per il lavoro dentro questo paese, sulla scia anche, diciamo così, le cose che la CGL aveva fatto subito dopo la seconda guerra mondiale di Vittoria, il piano per il lavoro di Vittoria, quindi che è stata una, diciamo così, una grande mossa, una grande avanzata dell'Italia per uscire dalla distruzione della seconda guerra mondiale e ricostruire un po' la società. Insomma, non era solo piano Marshall, c'era anche un pezzo del sindacato, insomma, dentro questa società per farla camminare. Il piano di lavoro c'ha una ottica anche sul lavoro immigrato, su questo non c'è dubbio. Ora, noi abbiamo, faccio due o tre esempi, anche sempre, ti dicevo, anche per quanto riguarda il tempo. Noi abbiamo un'economia dentro questo paese che tutti i dati dicono, almeno per esempio i ricerchi che ci sono sul 2011, dicono che noi abbiamo un valore di economia sommersa che sta intorno a 540 miliardi all'anno, quasi il 30% del PIL. Il lavoro immigrato è sta intorno a 22,5% miliardi. Lavoro sommerso, il valore, diciamo così, del lavoro, diciamo così, irregolare in qualche modo. Di questi 22, quasi 10 riguarda i migranti che sono costretti a lavorare se, con permesso di soggiorno, ma senza contratto di lavoro, lavoro nero, e quasi 12,5 sono stati fatti dai migranti senza permesso di soggiorno. Secondo me questo è il primo punto. Perché sono, prima, la domanda, perché sono senza permesso di soggiorno? Perché questo è un paese che c'è una legge cosiddetta Bossi-Fini che deve essere cancellato, perché le politiche di ingresso per quanto riguarda l'immigrazione dentro questo paese non funzionano, non sono corrispondenti alla realtà delle cose. Non è pensabile chiamare un immigrato che sta a migliaia di chilometri distante da un datore di lavoro senza conoscere, e quindi viene in seguito, la gente viene tra una sanatoria e un'altra sanatoria, fa un lavoro irregolare, e durante questo lavoro irregolare viene sfruttato da tutti, a partire dai mafiosi, dai camorristi, da questo, da quell'altro, e il valore, insomma, del suo lavoro, che in certo modo 12 miliardi e mezzo, non è che diventa in tasca di tutti. E ci abbiamo quella situazione che abbiamo a Foggia, tutte le regioni che conosciamo, no? Ericati in tutti i modi. E quindi la prima cosa che bisogna fare è proprio andare verso una regolarizzazione e verso, diciamo così, una emersione di queste situazioni. Alcuni strumenti ce li abbiamo, a partire dall'articolo 18 della legge turco-napolitano, che possiamo pensare a estendere ai motivi di lavoro. Poi adesso c'è stato, anche grazie alla lotta che ha fatto CGL insieme a tante altre associazioni e sindacati, la ratifica della direttiva 52, quella della Comunità Europea, che consente a un lavoratore immigrato che denuncia la sua situazione di avere un permesso di soggiorno per lavoro umanitario. Magari la legge che l'abbiamo avuto noi fortemente, quello su contro il caporalato, però è una legge un pochettino così cos'ha, perché non c'ha la parte che dà la copertura all'immigrato che denuncia la sua situazione. Insomma, mettendo insieme tutta questa cosa, con una azione forte da parte da noi, specialmente i migranti che siamo dentro la CGL nei luoghi di lavoro, possiamo pensare a una forma di una regolarizzazione permanente. Se noi riusciamo a portare, diciamo così, a fare questa salto di qualità, utilizzando questi strumenti legislativi già esistenti, applicandoli magari con una parere, diciamo così, giuridica forte, come sindacati e come CGL siamo, possibile stare nelle nostre possibilità di metterlo a disposizione, vedere un po' se noi possiamo andare sempre più avanti a fare una chiarezza nel mercato di lavoro, una emersione sempre maggiore di lavoro nero nel mercato di lavoro. E questo secondo me non è un problema solo degli immigranti, è un problema proprio del tutto un
mondo del lavoro italiano, che poi cominciando a queste situazioni può essere anche, come si dice, un presupposto per tutto il resto, insomma, come dicevano giustamente molti prima. L'altra cosa che in qualche modo noi dobbiamo pensare esattamente è quella di vedere un po' come noi riusciamo in qualche modo di mettere più valore alla presenza del lavoratore immigrato come una sponda di due culture, come sponda di due paesi, come quello che rappresenta in qualche modo. Voi pensate a un paese come l'Italia, per quanto riguarda le potenzialità che ha in termini culturali, turismo, musei e una serie di queste cose qua, se riesce a mettere in tutta la potenzialità la presenza di questi 159 nazionalità diverse che vivono dentro questo paese, che cambiamento ci può essere in termini di sviluppo non solo in Italia, come diceva Calipari, ma anche nei paesi di provenienza. Sono tutti temi che sicuramente possono dare una scossa molto maggiore, diciamo che sono una scossa molto significativa ai percorsi economici che esistono dentro questo paese, che però purtroppo ci sono pochissime orecchie a sentire queste voci. E il discorso della tassa sul permesso di soggiorno, per esempio, noi l'abbiamo dovuto subire anche grazie al governo Monti. Vi ricordate sia Riccardi che Cancellieri? Allora hanno detto che non sono d'accordo, vogliono levarlo, perché Maroni l'aveva introdotto con il patto di sicurezza, però serviva, diciamo così, l'atto per metterlo in accosa. E quindi noi abbiamo perso anche ultimamente tutta quel periodo, diciamo così, di quel governo Monti. Alcune cose ci sono state, però molti no. Molti di compagni che prima di me sono intervenuti giustamente hanno parlato della CGIL e le cose che dobbiamo fare, le battaglie che abbiamo, e finisco su questo. Guardate che io me la cavo così, insomma. Noi siamo un'organizzazione che si chiama CGIL, lo si dice così, però quel C sta per confederazione e quel G sta per generale, quel I sta per i lavoratori italiani e L sta per i lavoratori. Quel C e quel G, che l'hanno messo così in piedi questa organizzazione, persone come Di Vittorio e gli altri, in sostanza cosa dice? Dice che questa è un'organizzazione che può vivere se almeno mantiene alcuni principi e alcuni valori. Di questi principi e valori, il primo, universalità del diritto, e due, l'uguaglianza. Se no diventa un fornaio che non c'ha la farina, se no diventa un pesce che non sta dentro l'acqua, muore. Se noi come CGIL non riusciamo a, diciamo così, praticare tutti i giorni nei nostri politici che mettiamo nel campo quel C e quel G, non siamo più CGL, siamo IL, e che è un'altra cosa. Quindi quando si dice, diciamo così, che deve essere un'organizzazione che deve comprendere tutto il mondo del lavoro, deve pensare che quando tu diritti differenziati, quando tra i lavoratori ci sono diritti differenziati, significa meno diritti per tutti. Questi sono, diciamo così, come si dice, l'ABC per questa organizzazione, non può essere altrimenti. Detto questo, non è che non ci sono problemi dentro questa organizzazione, perché ci c'è un'organizzazione che è la più grande organizzazione sociale in Europa, non è che è una, diciamo così, un'organizzazione. E come diceva un grande padre di questa organizzazione, come Bruno Trentin, diceva che niente altro che una parte della società che si è organizzata, e quindi trovi il bene e il male della società di questa organizzazione, logicamente trovi il più bene, perché comunque c'è uno statuto, valori, diciamo così, di riferimento che messi da queste cose. Quindi è un'organizzazione che
Però la cosa che può essere, si può dire di questa organizzazione, è quello che praticamente, per quello che conosco io, che lavoro sull'immigrazione da quasi 20 anni, è stato sempre il primo che ha individuato il percorso e l'ha applicato prima a se stesso. Quando noi andiamo a rivendicare il diritto al voto per i migrati, nessuno ci può dire perché. Perché noi abbiamo un sacco di delegati e nei posti di lavoro votiamo. Quando andiamo a dire diritto al voto, partecipazione, migrati alla vita sociale del paese, nessuno ci può dire perché lo chiedete, perché ci abbiamo tanti immigrati nei nostri direttivi. Quando parliamo di classe dirigente della società, devono essere fatti di tutti, nessuno ci può dire perché ci abbiamo tanti dirigenti immigrati dentro la CGL che fanno, non fanno lavoro solo sull'immigrazione, fanno lavoro per tutti, i lavoratori, italiani, immigrati, come siano. Quindi siamo stati e siamo capaci di essere un'organizzazione che comunque le cose che abbiamo detto abbiamo carte in regola, l'abbiamo fatto per prima. Nessuno ci può mettere in discussione questo. E il nesso sta proprio in quello che molti di voi avete detto, è che dobbiamo sempre perfezionare meglio le cose che anche diceva Sede nella introduzione, di arrivare a una contrattazione nei luoghi di lavoro, nella normalità di un mondo di lavoro che si sta cambiando. Io faccio questo esempio: se io sono un delegato della CGL che lavoro come lui, che ne so, se comincia a venire caldo e vado a contrattare aria condizionata nella capannone dove lavorano i migranti, dove lavorano i lavoratori, non è che vado a contrattarlo perché ci sono 20 immigrati, 20 italiani, lo vado a contrattare perché è cambiato una fisionomia del luogo di lavoro e quindi vado a contrattare l'aria condizionata. La stessa cosa, se io vado a contrattare, che ne so, un accumulo della FEMO, magari vado a contrattare un permesso di ore religiose e così via, non è che vado a contrattarlo perché ci sono solo loro, no, è cambiato la fisionomia di quel mondo del lavoro, ci sono elementi nuovi che vengono contrattati. Quindi nella normalità questa organizzazione deve essere sempre più capace di contrattare un mondo di lavoro che è cambiato, ormai il 10% sono fatti dei lavoratori immigrati, quindi serve, diciamo così, una nuova visione, una nuova, diciamo, analisi di questo mondo del lavoro e contrattare di nuovo questo mondo del lavoro, che è un mondo del lavoro coeso e che risponde alla questione. Detto questo, alcuni appuntamenti per finire veramente. A parte 18, io purtroppo non so cosa sta parlando, una cosa sulle donne a Roma, facciamo un'iniziativa per... facciamo un'iniziativa sulle donne in immigrazione a Roma, però ci abbiamo 22 alla manifestazione, vabbè, in Italia a Roma. Però per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, io penso che, a parte le cose che facciamo tutti i giorni, come dicevo, anche, diciamo così, vedere un po' come noi possiamo uscire fuori, sicuramente serve di vedere se dopo agosto possiamo mettere in piedi una grande iniziativa dentro questo paese e dare, diciamo così, una indicazione, diciamo così, una svolta alla marcia che si sta andando avanti. Uno degli obiettivi che ci stiamo ponendo, vediamo un po' se subito dopo la ripresa, dopo, adesso siamo in fase, se possiamo darci appuntamento a settembre, a ottobre, insomma, di una manifestazione, insomma, di un segnale, perché così, come anche molti di voi l'avete detto, perché a partire dalla crisi e le ricadute che ci sono sui lavoratori immigrati, noi abbiamo un tasso di disoccupazione per quanto riguarda i lavoratori immigrati che è 14%. Cioè l'immigrato non può pagare due volte il costo della crisi. Cioè tu, per quanto riguarda tutte le cose negative che produce, le devi dare tutto. E però se ci sono alcune misure, come anche gli ammortizzatori sociali, o magari se io devi dare la possibilità di avere un rinnovo di permesso di soggiorno come disoccupato per più anni e così via, non glielo puoi dare, insomma. Le cose non possono stare così, insomma. Argomenti da andare a chiedere alla politica, come sindacato, ce ne abbiamo e ce ne abbiamo tanti. Bisogna vedere se
anche stando insomma alla situazione politica, di darci un appuntamento verso settembre-ottobre e portare tutte queste nostre piattaforme, tutte queste istanze, che sono tante, che sono uscite fuori anche oggi qui, di portarlo dinanzi al Parlamento e il governo e la politica, e chiedere delle soluzioni su tutte quelle cose lì che oggi abbiamo detto, che secondo me, senza avere delle risposte, diventeranno un problema sempre maggiore per questo paese, perché come avete detto molti voi, il destino di tutti noi è comune dentro questo paese. O ci usciamo fuori tutti quanti da questa situazione e nessuno si salva. Grazie a tutti.